Barthélemy Cinéniez. In Europa è una Lube rock and roll. C'è stato qualche alto e basso, però avete centrato la sesta vittoria, bene così. Raccontami questa partita. Sì, va bene così, alla fine il più importante è la vittoria. È stata una partita molto difficile, lo sapevamo, perché queste ultime partite sono state difficili per noi, è un momento difficile, come l'ho detto, quindi alla fine di vincere tutte le partite di Champions è anche importante, era un obiettivo per noi. Cosa è successo nel finale del secondo set? Noi stavamo già cantando vittoria, invece la squadra belga ha reagito. Quando non hai la fiducia funziona così, non mette tutto per vincere, si chiama, non lo so, ma in francese diciamo la paura di vincere. Succede ogni tanto quando la squadra non ha fiducia e così, ma però alla fine abbiamo vinto. E abbiamo giocato con la testa e questo è il più importante. Adesso dobbiamo trasferire queste sicurezze acquisite a Verona. Certo, partita tosta, ma no, adesso siamo lì a pensare al campionato, perché da qua fino a fine dell'anno ci sono ancora 6 partite, tutte importanti, la prima è Verona, quindi adesso tutti concentrati su Verona. Marlo Jant, MVP di serata, una partita di sofferenza, ma siete riusciti a portare a casa la vittoria. Sì, è stata una partita molto difficile rispetto a un rivale che si è creato delle difficoltà, ma l'importante era la vittoria e con questo prepararsi anche per la Superliga, che è un passo che si avvicina al più presto e spero siamo pronti tutti. Uscire dalla pool C di Champions League con 6 vittorie in 6 partite può darvi la fiducia necessaria per affrontare con un piglio diverso il campionato? Penso sì, penso che tutti ci stiamo lavorando in ogni allenamento per questa cosa e adesso tocca dimostrarlo là a Verona. Questa sera sei stato decisivo, e cosa è cambiato nel vostro modo di giocare in questa partita? No, penso che ha cambiato, che forse abbiamo un po' di più impegno e non abbiamo mollato e la difficoltà siamo riusciti ad andare avanti. Chicco Blengini, siamo riusciti a chiudere imbattuti la Pool C di Champions League, un segnale importante. Ma questa è una bella soddisfazione in generale. È chiaro che era importante per noi vincere, perché le sconfitte sicuramente aggiungono, no, delle scorie che poi incidono sulla parte tecnica, perché spesso parliamo di questioni tecniche, ma è chiaro che poi quando uno somma sconfitte non è così semplice mantenere un equilibrio emotivo anche per fare bene la parte tecnica, soprattutto per i ragazzi meno esperti, e quindi è molto importante. Volevamo una vittoria al di là di qualsiasi genere di ragionamento per il turno successivo, pur essendo qualificati. L'abbiamo ottenuta soffrendo, perché abbiamo perso una grande occasione nel secondo set, che sono cose che dobbiamo ragionare, no? Nel senso, quei set lì vanno chiusi, poi è chiaro che c'è sempre un avversario che più o meno te lo impedisce, però sono occasioni che vanno sfruttate. È chiaro che ci abbiamo messo un po' ad assorbirlo, però insomma credo che poi alla fine abbiamo vinto, che era la cosa che volevamo davvero tutti in maniera forte.